Buonasera a tutti. Buonasera Paolo. Buonasera Gianni, eccoci, ritrovati. Eccoci qua. Salutiamo come sempre tutti gli amici che ci stanno guardando in diretta sulla pagina Facebook e anche su YouTube, sempre sul canale Triora da Scoprire. Abbiamo cambiato giorno di diretta, di programmazione, sia per esigenze personali, sia per cercare di intrattenere una serata che normalmente è di un giorno lavorativo. Quindi abbiamo. Diciamola tutta, c'era anche un weekend lungo. Quindi esatto. Abbiamo pensato anche un po' a questo. Sì. Allora, Paolo, ricordiamo, faccio sempre io la premessa per magari la gente che Vabbè, ci vede da casa. Gli onori di casa. Ha perso magari le puntate precedenti, anche se sono sul sito, sono su YouTube, invito chiunque comunque a andarle a vedere, molto interessanti. Ricordiamo che questa è la quarta puntata di approfondimenti con te che abbiamo ideato insieme. La prima abbiamo trattato un'introduzione generale, poi seguendo il percorso, no, di questa visita virtuale delle sale del MES, il Museo Etnostorico della Stregoneria, abbiamo dedicato la seconda puntata al pensiero magico e tu sapientemente hai spiegato che cosa si tratta, che cos'è la magia, no? Poi la terza ci siamo spinti invece nell'universo femminile e le sue metamorfosi nel corso dei secoli ed è stata una molto apprezzata e molto interessante, quindi ci siamo insomma, addentrati già in quello che sarà poi l'argomento caldo. Oggi, Paolo, parleremo delle donne che curavano, delle guaritrici, le quali con la loro sapienza, conoscenza della proprietà, delle virtù, delle erbe, ma non solo delle erbe, poi tu ci spiegherai che non si trattava solo di erbe, guarivano appunto. E donne che avevano un ruolo anche sociale Direi che importante. quello, e direi che forse questo lo diciamo così in apertura, Gianni, solo una breve parentesi, poi torneremo a parlarne. Più diffusamente sono sicuramente queste guaritrici tra le principali vittime della persecuzione. Certo. Per andarci a girare troppo intorno, insomma. Certo, dicevamo anche a livello sociale un importante ruolo riconosciuto anche pubblicamente e arricchito, come spesso tu dici, no? Da quella saggezza popolare all'interno di ogni comunità. Una cosa, Paolo, come sempre facciamo, io ho un breve filmato. Sì. Che voglio far vedere, è un filmato speciale, un saluto di una donna speciale che possiamo dire essere discendente. Credo di aver Hai capito. capito? Bravo. Discendente delle antiche signore delle erbe. Ah, senza dubbio. Lei è Antonietta, è una rarità assoluta Assolutamente. di cui siamo orgogliosi di avere come nostra concittadina qui a Triora. Quindi, se sei d'accordo, facciamo vedere questo filmato. D'accordissimo, d'accordissimo. È un bel regalo, grazie Gianni. Allora. Buongiorno Gianni, buongiorno Paolo. Io oggi ho avuto un piacere, siete venuti a trovarmi e vi ringrazio perché io alla mia età non posso più uscire come prima, però cerco di tenere ancora alto le mie qualità delle piante medicinali.
e insegno ancora a tanta gente come curarsi con queste erbe. E io ho iniziato che avevo sui 30 anni. Dopo che ero già sposata, io mi sono accorta di conoscere le erbe attraverso mio padre e raccogliendole, e lui mi ha spiegato a cosa servivano queste piante medicinali. E io di lì ho cominciato un po' con libri, un po' con esperienza, ho raccolto tante qualità di piante medicinali che si raccolgono qui a Triora perché è terra fertile e sono pulite, non sono inquinate. Io le raccoglievo in campagna, come questa che ho in mano, si chiama l'erba della Madonna, e questa pianta qui ha 7 virtù, ha tanti mali che si possono curare con questa erba, che si chiama stregonella in italiano. Noi qui a Triora la chiamiamo l'erba da Madonna. E poi conosco tante qualità, come questo è il sambuco che si raccoglie in questo momento, quando ha questa fioritura. E questo qui serve per la cestite. Poi conosciamo anche il bommego, che sarebbe questa pianta qua, che adesso è secca. Questo è l'essenzio, che noi qua lo chiamiamo in dialetto ubomegu, che sarebbe un medicinale, un controfugo per i vermi. Quando i bambini erano piccoli, si pestava nel mortaio questa pianta e il succo con un po' di zucchero si curavano i parassiti intestinali ai bambini. E poi conoscevo tante di quelle erbe che noi qua per la cucina adoperiamo, da 3-4 qualità di timo. Faccio seccare, poi con la salvia, il rosmarino e l'alloro, facendolo seccare io faccio degli aromi per la cucina, e questo è buono. E poi per contro le ferite, il rosmarino, facendolo bollire, uno si può guarire le ferite, perché chiudono e cicatrizzano tutte queste piaghe specialmente. E poi guarda, questa pianta si chiama iperico, che è un antibiotico naturale. Facendolo seccare può servire come tisane, ma però bisogna adoperarne ben poco per fare una tisana, per fare noi qua le chiamiamo l'acqua cotta. E questo qui, l'iperico, io prima di essere secco lo taglio, lo metto in un barattolo di vetro, solo il fiore, poi lo espongo al sole. Quando diventa rosso come questo, io lo travaso, lo filtro, e questo è l'olio di iperico che serve contro le bruciature, contro le, diciamo, le punture di insetto, e tanti dolori fanno bene fare le frizioni. Poi questa qui è la camomilla. La camomilla non è la romana, questa qui è quella della montagna, che è molto più amara dell'altra camomilla normale che si compra. E questo qui invece è l'essenzio, che quando è secco è così. E questo qui serviva per fare liquori e medicinale, anche questo. E le camomille ce n'è di parecchie qualità e bisogna saperle usare. Questo è l'iperico, che è favoloso, che è un medicinale. Un rametto così serve quasi per mezzo litro di olio. Mettendolo nel vetro, poi coprirlo di olio e si mette fuori al sole. E questo qui è un medicinale contro le bruciature, spottature di qualsiasi oggetto, e poi punture di insetto, per le slogature, serve per la sciatica. Tanto l'olio serve, non si beve però, si friziona e basta. Poi ne abbiamo un sacco, perché c'è delle erbe che serve per il fegato, che si chiama calimedro, quello per il fegato. Poi c'è il biancospino,
biancospino che si raccoglie fra un po' di tempo, fra 20 giorni, un mese, appena c'è il fiore si raccoglie e si fa seccare, e quello è per il cuore. Poi ne abbiamo tante, tante medicinali che io qui adesso in questo momento posso farlo vedere, ma vede, lo qua. Questa è la melissa. La melissa è contro lo stress. Poi questo è il tiglio. Il tiglio si raccoglie fra 15 o 20 giorni, quando è in pieno fiore, si raccoglie e si fa seccare e serve per decotti. Sono tutte tisane. Questo qui, la coda cavallino, è che della famiglia del capolvenere. E servono per i reni, queste erbe qua. Questo qua è dalla pannocchia del granone, si raccoglie questa barba qua. E questo serve anche per i reni. Quando si toglie il granone dalla pannocchia, si raccoglie questo, e questo è un medicinale per i reni. E questo qui invece è l'erba della Madonna macinata e fatta seccare, serve per le tisane. Poi abbiamo questa qua, è la passiflora. La passiflora c'ha un frutto che è buonissimo anche da mangiare, insieme alla camomilla serve per togliere il mal di testa. E poi qui abbiamo dalla rosa canina le bacche, quando sono rosse si raccolgono e si fanno seccare, e questa è tutta vitamina, facendo tisane si può mettere dentro. E questo eucalyptus, una volta, ai tempi quando io ero piccola, si facevano sul braciere, mettere le briciole di queste foglie e si faceva contro l'influenza, il raffreddore, e aprivano le narici. È il biancospino che avevo detto. Il biancospino c'è un fiorellino bianco, facendolo seccare, questo fa le tisane. Quando uno c'ha il cuore che non funziona, fa le tisane. Queste qui sono tutte erbe che io camminavo, andavo nei boschi a raccogliere. Adesso alla mia età di 92 anni non posso più fare nulla, però sono tutte cose che io ce l'ho qua. E sono contenta che quando vengono delle persone hanno bisogno, io gliele spiego e le insegno come raccoglierle e come salvarle per tenerle in casa. Io parecchi anni fa sono stata anche a Roma, alla RAI, e ho conosciuto personaggi stupendi come da Franco Di Mare, poi Giletti, ho conosciuto anche Marisa Laurito. Adesso vi saluto e vi ringrazio, e arrivederci a presto. Che dire, Paolo, Gianni? Hai visto? Sei contento? È una meraviglia, contento. Quando la vedo è veramente ritornare alle origini. Ti saluta tanto. Come no, ma è una persona preziosissima. I 92 anni li ha veramente portati in maniera splendida, li porta in maniera splendida, devo dire. Spero che possa conservarsi ancora così, con questa lucidità, e anche perché è importante, sono quei tasselli che consentono una trasmissione di conoscenza. Ogni tanto ripenso a quando con Obi feci la conoscenza per una volta, appunto, di Antonietta, e tutto quanto quello che aveva da dire, lei non ha avuto mai nessun tipo di problema a condividerlo. E questo è un altro aspetto, secondo me, molto importante, no? Di grande umanità di questa donna, con mille difficoltà, insomma, tutto quello che può essere anche un trascorso di vita non semplice, ma che comunque mantiene il sorriso. Ecco, questo secondo me è un altro aspetto molto importante. Disponibilità con tutti, a ricordi, gente che gli scrive ancora adesso da ogni parte del mondo, e lei ci tiene, insomma, bella persona. Una bella persona. Allora, Paolo, la domanda secca? Sì, vai. Iniziamo. Allora, chi erano queste guaritrici? Cosa hanno dovuto subire e perché? La figura di queste donne.
Sì, io guarda, io partirei da questo, visto che lo diciamo a chi ci sta appunto ascoltando, ci sta seguendo, a quelli che ci seguiranno dopo nella nostra registrazione di oggi. Questa cosa che questa sorpresa di Gianni è una duplice sorpresa. Uno perché mi ha permesso di rivedere, anche se da lontano, anche se a distanza, Antonietta, e l'altro perché poi Antonietta neanche a farla apposta ha parlato di erbe di cui avrei voluto parlarvi anch'io stasera, quindi ha anticipato in qualche modo. E allora propongo questo a chi ci sta ascoltando, propongo un confronto, un collegamento, no? Tra questa persona che voi avete visto, mite, buona e dir poco, no? Persona che nella sua semplicità, e non è un'offesa naturalmente, non è una demenuzio, ma questa sua semplicità però dimostra una conoscenza reale delle piante, delle loro proprietà terapeutiche, dei tempi di raccolta. C'è una conoscenza, c'è un sapere. Allora, questo sapere che noi vediamo, sentiamo, avvertiamo, insomma, nelle parole di questa donna, è lo stesso che probabilmente avevano altre donne che prima di lei, nei secoli scorsi, avevano questa confidenza, questa, diciamo, empiria che veniva dalla quotidianità, da donne che vivevano in mezzo ai campi, che lavoravano nel sottovalle, cioè che insomma erano praticamente quelle persone che, diciamo quasi per condizioni di vita, erano portate a sperimentare ogni giorno, a trovare, e in qualche modo a verificare quanto nei secoli passati era stato trasmesso loro. Allora, il collegamento che voglio proporre è tra quello che ci raccontava prima Antonietta a proposito del rosmarino e quanto per esempio si sa del rosmarino. Io ho degli appunti che avevo preso che vorrei così leggere sul rosmarino. Il rosmarino è una pianta che addirittura le sue proprietà erano apprezzatissime anche nella nobiltà, anche nei ceti dominanti, insomma, dell'età medievale e moderna, e con il rosmarino si faceva un alcolato di rosmarino, cosiddetta acqua della regina di Ungheria, che aveva delle proprietà dir poco miracolose, che erano celebrate in tutte le corti europee. Questo per dire come poi, no, anche queste conoscenze non fossero circoscritte e collegate solo ai cosiddetti ceti subalterni, no? Quindi ai contadini sostanzialmente, no? Ma erano poi condivise anche dalle classi dominanti e per mezzo di quella che era la scienza del tempo. Quindi alla fine le proprietà del rosmarino, che sono quelle che ha detto, quelle che ricordava Antonietta, cioè qui le leggo, insomma, erano particolarmente celebrate le proprietà ammorbidenti per la pelle, efficaci nel contrastare i disturbi d'origine nervosa. Addirittura qui ci sono proprio dei feedback di alcune nobili donne delle principali corti europee che ringraziavano la regina d'Ungheria per questa, per questo alcolato, insomma, per questo ritrovato, è davvero divino, ve ne ringrazio ancora, me ne inebrio ogni giorno, lo porto sempre in tasca, eccetera, eccetera. I greci apprezzavano moltissimo il rosmarino e le sue virtù appunto erano conosciute e apprezzate nella farmacopea, nella medicina greca, così come quella romana. I romani lo chiamavano rugiada marina.
ed era usanza anche nei conventi coltivare il rosmarino. E la caratteristica che mi pare importante rilevare, io ovviamente non ho se non conoscenze ovviamente indirette delle proprietà, io me ne sono occupato, questo voglio dirlo a quelli che ci stanno ascoltando, delle conoscenze che sono più di ambito etnostorico e non propriamente diciamo fitoterapico, erboristico, però insomma ovviamente studiando queste cose ci si è imbattuti più di una volta nelle proprietà, no? E allora appunto volevo dire che per la moderna fitoterapia il rosmarino, a dimostrazione che quello che abbiamo sentito dalla viva voce di Antonietta non è superstizione, le leggo così un po' di seguito, Gianni, è un eccellente stimolante, è un cardiotonico, un antispasmodico, aumenta le secrezioni biliari e le purifica. Utilizzato in pomata e cicatrizzante antisettico, combatte i reumatismi articolari, è un potente emmenagogo. L'azione del rosmarino è principalmente purificatrice e questo lo rende per esempio una di quelle erbe considerate magiche, nel senso utilizzate per scacciare anche gli influssi negativi. Noi ci troviamo nelle precedenti puntate, abbiamo parlato del pensiero magico, no? Che è un po' questo pensiero che avvolge, no? Per secoli l'agire dell'uomo, no? Delle comunità, e quindi queste proprietà non sono proprietà direttamente riconducibili a dei veri e propri poteri appunto terapeutici, ma era collegato poi a una visione più ampia, olistica, potremmo dirne oggi, per cui anche bruciare i rametti di rosmarino serviva, no, a ristorare, tant'è vero poi il rosmarino anche nell'utilizzazione, tu lo sai, chi meglio di te, della cucina, no? Fa venire, certo, un po' la cucina in bocca, no? Tutte le varie, certo, pizze, focacce con il rosmarino hanno quella funzione lì di ravvivare e di stimolare l'appetito. Volevo invece ricollegarmi anche al discorso della ruta, no? Scusami, della ruta, quello lo vedremo più avanti, dell'erba di San Giovanni, ovvero dell'iperico. Allora, il collegamento che volevo proporre è quello tra Antonietta, che la vediamo sorridente, paciosa, che ha 92 anni, no? Può liberamente raccontarci, no? Delle sue conoscenze. E invece mi piace portare a conoscenza del pubblico che ci sta seguendo come una donna, lei si chiamava Angioletta delle Rive, una guaritrice di Pordenone, venisse accusata di stregoneria diabolica nel 1650, morta in carcere nel 1651, e per quale motivo? Per le sue conoscenze, per quello che era, diciamo, il suo deposito, no? di sapere, di sapere pratico e non solo pratico, perché poi vedremo anche dopo, più avanti, insomma, di entrare ancora meglio in questo mondo delle signore delle erbe, che, come diciamo, sono state le principali vittime della caccia alle streghe. Insomma, questa donna, questa Angioletta delle Rive, che con molta probabilità è da considerare una antenata della nostra Antonietta, durante il processo confessa, presumibilmente sotto tortura, che la mattina della solennità di San Giovanni Battista, innanzi che si levasse il sole, era solita andare a raccogliere l'erba chiamata di San Giovanni, erba che fa una pianta grande con un bel fior di color vinato che ha fogli più grandi di un palmo. Allora, in questo processo che finisce tragicamente, non con la condanna a morte, ma, e questo lo diciamo, è una parentesi che apriamo quando abbiamo accennato, ma ne ritorneremo nell'ultima sala, quando affronteremo proprio il discorso della caccia alle streghe, molto spesso si è fatta menzione, no? E anche noi l'abbiamo fatto,
durante le scorse puntate della relativa tolleranza dei nostri giudici, ora secolari, ora ecclesiastici, nei confronti delle cosiddette streghe, in realtà appunto come stiamo vedendo, guaritrici, che venivano appellate con vari nomi, insomma, astrologhe, fattucchiere, ianare, magare, non certo con il nome di strega. Strega, credo che ormai questo l'abbiamo un po' capito tutti, è la maschera che viene violentemente, no? Imposta, no? Sul volto storico, che è il volto di una come Antonietta, sostanzialmente, come questa Angioletta della Riva. Il problema è che questa presunta tolleranza, che in realtà in Italia non produce più, non produrrà all'incirca dalla seconda metà del Cinquecento in poi grandi e significativi episodi di caccia alle streghe, però poi continuò di fatto a perseguitare queste che alcuni storici hanno definito detentrici informali di carisma, queste donne che appunto vivono a contatto della comunità, che sono le principali addette alla cura, alla salvaguardia della salute delle comunità, no? Sono molto spesso anche ostetriche, quindi levatrici, sono anche concia os, quindi rimettono a posto le ossa con delle tecniche particolari. Vorrei però, prima di andare avanti su questo tentativo di identikit della concia ossa, dell'erborista, della guaritrice, vedere nello specifico poi quali sono queste caratteristiche dell'iperico, no? Cioè della pianta di cui ci ha parlato Antonietta e che ritorna appunto in questo processo di alcuni secoli fa. Allora, l'iperico, dai cui petali si distilla un olio, in realtà sono come delle piccole ghiandole, sono vicino ai petali, si distilla appunto quell'olio che ha il caratteristico color di sangue. E questo lo rende in nome di quel principio proprio, oggi diremmo della magia omeopatica, perché per la scienza ufficiale l'omeopatia è considerata una scienza fasulla, no? Una sorta di magia. In realtà, poi, senza entrare nello specifico e senza voler in questa sede affrontare un tema che prenderebbe più di una puntata probabilmente dei nostri incontri, però l'omeopatia, non solo nella sua versione appunto ottocentesca di Hahnemann eccetera, ma l'omeopatia nasce già con Paracelso, o almeno Paracelso riprende questi elementi che sono gli elementi proprio della medicina popolare tedesca. Qual è un principio di questa medicina popolare tedesca a cui si rifà questo grandissimo novatores della medicina ufficiale accademica? Non dimentichiamoci che Paracelso fu uno dei pochi che anche a rischio della propria vita andò davanti all'università in Svizzera a bruciare i testi dell'Accademia, dicendo che l'unica cosa che lui aveva imparato le aveva prese appunto da quelle donnette che gli inquisitori andavano bruciando come streghe. Ebbene, uno di questi principi è il principio per cui il simile cura il simile. Quindi, essendo l'iperico, l'olio di iperico, con questo caratteristico color di sangue, si riteneva per appunto questo principio similibus curentur, che poteva curare appunto le ferite. Infatti in Inghilterra era detto volgarmente balm of warrior, balsamo del guerriero. Detto erba di San Giovanni perché lo si raccoglieva il 24 giugno, e qui voglio dire due parole, Gianni, no? Allora, questo è il tempo balsamico. Allora, ancora nell'Ottocento, quando etnografi, antropologi, folcloristi si occupavano di queste tradizioni popolari, no? E ritenevano queste tradizioni popolari come un relitto di antiche
arti mediche, no? Che erano, come dire, rovinate verso il basso, e la popolazione, no, quella più ignorante, ne aveva trattenuto alcuni lacerti. In realtà il tempo balsamico, un tempo che veniva associato dai contadini con ovviamente il calendario cristiano quando questo si impose, ma sostanzialmente col calendario solare. San Giovanni, non dimentichiamolo, è il giorno del solstizio estivo, quindi un momento importante. Le proprietà, i principi attivi della pianta, questo lo sappiamo dagli studi, no, scientifici, sono al più alto grado, sono al massimo livello. Quindi la raccolta del tempo balsamico della pianta, che a noi, ma anche a quelli che nell'Ottocento studiarono per primi, no, o ristudiando per meglio ancora dire, questa tradizione, apparivano come una superstizione, in realtà non lo è affatto. Quindi c'è un fondamento di verità, come c'è un fondamento di verità nel fatto che l'iperico ha delle ottime proprietà, appunto, cicatrizzanti. Quindi stiamo parlando di conoscenze, di un sapere che durante il periodo della caccia alle streghe è stato ritenuto come frutto del rapporto che queste donne avevano, come dire, stabilito, sottoscritto con il diavolo, per cui in quel sapere veniva in qualche modo a condensarsi una sorta di conoscenza malefica, perché l'unica conoscenza benefica era la conoscenza che veniva praticata, che veniva appresa all'interno delle accademie e che veniva esercitata poi dai medici patentati. E d'altra parte non è indifferente il fatto che queste donne, queste guaritrici, queste conciaossa, queste magare, queste fattucchiere, queste strolliche o strologhe, come vengono dette e definite nelle varie regioni d'Italia, diventassero poi streghe, perché un potere maschile, potere che sovrintendeva la cura dell'anima, il potere ecclesiastico, il potere dei medici alla cura del corpo, ovviamente non poteva assolutissimamente concepire che delle donne, tanto più donnette, tra virgolette, di paese, potessero esercitare, no? E la cura dell'anima e la cura del corpo. Qualcuno si domanderà, vabbè, ma che c'entra la cura dell'anima e la cura del corpo nella medicina popolare? La medicina popolare, folclorica, è una medicina magica che opera, oggi diremmo appunto, olisticamente, sia sul piano fisico che sul piano, diremmo, psichico. E quella nuova frontiera, anche qui alla fine potremmo rispolverare, no, qualcosa che persone in passato, no, grandi filosofi hanno detto, in realtà non scopriamo mai nulla di nuovo. E quindi che cosa c'è dietro queste tradizioni? C'è una conoscenza che ha delle basi che noi andiamo riscoprendo. Oggi si chiama medicina psicosomatica, no? E quindi il rapporto tra psiche e corpo non è più qualcosa di fantasioso, di superstizioso, come lo era per il paradigma scientista riduzionista del periodo in cui appunto Pitre e altri studiosi del folklore si incominciarono a interessare al variegato, articolato mondo delle tradizioni popolari. Quindi c'è un discorso, secondo me, che è interessante sotto diversi punti di vista. Il primo sicuramente è la caccia alle streghe, e possiamo tranquillamente affermare che quando qualcuno volesse domandarmi, Gianni, lo dico a te perché ci conosciamo da tempo, no? Tu lo sai, che la famosa domanda, ma esistono queste streghe? Ogni tanto esce questa domanda delle 100 pistole, ecco. Se uno vuole avere un'idea della strega, non deve andare a cercare su internet, su Facebook, su Instagram, qualche figura fascinosa, stilosa, anche vagamente sexy, no? Di donne emancipate sicuramente, ma che però nulla hanno a che vedere con un tipo di sapienza, con un tipo di conoscenza che è secolare, millenaria, che era delle donne. Questo va anche ribadito. E forse se uno volesse avere un'idea di quello che può essere stata una
presunta strega, ecco, magari tenga bene a mente il volto di Antonietta e quello che ho detto prima di quella donna, no? Del Friuli, quella donna friulana, no? Che racconta qual era il suo grande peccato, no? Andare a prendere l'erba di San Giovanni. Certo. Era un processo, ragazzi, 1650. Quindi questo è il primo aspetto importante. Poi ovviamente ci sono tanti altri punti che meriterebbero di essere trattati, Gianni, perché è evidente che, altra domanda, ma chi sono le streghe oggi, a parte Antonietta? Ovviamente quelle persone che possono muoversi in campi che non abbiamo difficoltà a dire minati, nel senso che potrebbero essere sicuramente tacciati, no, in un'ottica riduzionista, come superstizione, come circonvenzione di incapace, non che non esistano casi ovviamente di persone, di ciarlatani, però ridurre quel mondo, quelle tradizioni a pura ciarlatania, insomma, certo, questo è una forma, anche questa, di demonizzazione, certamente non più violenta, ma in qualche modo ha lo stesso effetto, quello cioè di depotenziare il valore sapienziale, insomma, di quelle conoscenze. Intanto sono tanti che ti salutano. Oh, sì, salutiamo. Silvana, sempre presente, dice: sembra superstizione ciò che esula dall'angusto spazio di conoscenze, separate una dall'altra, tipico della modernità. Silvana ci conosce, sa come vediamo questa questione. Io vorrei aggiungere, visto che Silvana poi è particolarmente attenta, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata, il ruolo di Silvana è stato fondamentale nel determinare poi un certo tipo di approccio del museo, no? Ce lo siamo detti già di tante volte, sì, no? Cioè, il fatto che il museo abbia questa forma, abbia cercato, insomma, di lavorare sui contenuti di quella che è stata ritenuta la stregoneria diabolica e non di limitarsi a sfruttare, come dire, l'eco lontano, no, della caccia, e quindi la suggestione, no, della strega che classicamente viene rappresentata col naso ricurvo, no, a cavalcioni su una scopa. Ecco, abbiamo cercato di lavorare e Silvana ha dato un contributo fondamentale in questo senso. I suoi sono, per esempio, i raccoglitori di erbe che abbiamo all'interno del museo, insomma, che provengono da raccolte molto importanti. Ma il problema, secondo me, è anche legato poi al ruolo della donna, perché questa è un'altra questione importante. Cioè, quando le autorità, ora ecclesiastiche, ora civili, incominciano a occuparsi, no, sempre più, diciamo, con sospetto dell'attività di queste donne guaritrici, di queste, come abbiamo definito prima, detentrici informali di carisma, lo fanno dopo che nel 300, se non ricordo male, intorno al 1322, la facoltà di medicina di Parigi condannava una tale Jacoba in quanto donna che professava l'arte medica, non perché la professasse male, ma in quanto donna che si intrigava di medicina. E da allora, lentamente, ma costantemente, incessantemente, le donne sono state escluse non solo dalle università, ma dall'esercizio di quella professione medica che possiamo dire era in qualche modo legata alla donna. L'abbiamo visto nella puntata, appunto, dedicata alle divinità femminili, che le divinità più antiche fino alla grande dea fossero non solo dispensatrici di frutti, di raccolti, ma fossero anche le detentrici di un sapere, di una conoscenza medico-magica. E questa la dice lunga, no? Su chi fosse poi, no, il depositario di certe, ma anche nelle tradizioni popolari il passaggio di certe conoscenze veniva da nonna a nipote. Certo. Abbiamo parlato sul pensiero magico per quanto, certo, riguardava il discorso della cura del malore. C'è qualche altra domanda? Non so, qualcuno. Ah, allora, sempre Silvana, poi c'è anche un saluto di una
di un'amica. Sempre Silvana, una cosa a te cara, perché ne abbiamo parlato in privato più di una volta, sì. No? E delle sorelle Cugge e della lavanda e della proprietà che oggi c'è. Cioè, è riconosciuta a questa pianta, dice infatti Silvana, le sorelle Cugge nella loro distilleria artigianale di Agaggio utilizzano il rosmarino per ottimi prodotti. Tu mi hai parlato che nelle tue varie conferenze questo è un momento di una riscoperta ulteriore anche della lavanda e delle sue proprietà, quindi noi abbiamo anche questa realtà proprio qua sul territorio ad Agaggio che... E io ho avuto modo, tra l'altro, questo lo dico per chi dovesse visitare il borgo di cui tu sei appunto abitante, vice sindaco, animatore e quant'altro. Abitante. Però c'è per esempio qualcuno dei vari negozianti che propongono l'acquisto appunto dell'ottimo olio essenziale di lavanda. L'olio essenziale di lavanda ha delle proprietà, non sta a me, ripeto, poi certo. Indicare queste cose perché non rientra nel mio campo, però voglio dire, io stesso ne faccio uso di olio di lavanda, certo. È essenziale, e devo dire che non solo purifica l'ambiente, rilassa, eccetera, ma addirittura può in taluni casi contrastare efficacemente anche l'herpes labiale, per dire, no? Io ho provato su di me a petto di tanti medicinali che mi sono stati proposti, l'olio di lavanda essenziale, ho scoperto che ha anche questo tipo di proprietà, no? Quindi veramente è potente, devo dire, ora se tu puoi mostrare un libro, forse non so se ce l'hai, il libro quello curato da Sandro, sì. Triora, tra l'altro, eccolo qui, e questo è un libro molto interessante per chi volesse approfondire poi lo studio dal punto di vista etnostorico e anche erboristico, e Triora, tra l'altro, è ricca tutta la Valle Argentina anche di endemismi, cioè di piante che sono tipiche proprio di quell'area lì, per una serie di... Sì, questo qui tra l'altro avevo fatto anche un saluto di Sandro che ha scritto, sempre edito dalla Protriora Editori, ha fatto questa raccolta anche lui, abbiamo fatto una piccola intervista e mi diceva mi sono solamente limitato a raccogliere ciò che erano le usanze e la medicina popolare. Lui è un testimone ama il suo territorio, quindi fa queste raccolte e molto molto bello, che consiglio di avere sia per la medicina popolare che anche per l'utilizzo delle erbe, diciamo, alimentari. Che io sì, volevo aggiungere per esempio, no, giusto per dare un'idea di questa discriminazione, no, che poi diventa sempre più violenta fino appunto ad arrivare alla persecuzione vera e propria delle donne che guarivano, delle donne che curavano, no? Nel Malleus Maleficarum, di cui tra l'altro è uscita una nuova edizione, tradotta ovviamente in italiano, quindi chi volesse dedicare un po' del suo tempo a leggere questo classico della demonologia, avrà modo di fare una scoperta veramente singolare a suo modo. In un capitolo, in una questio del Malleus Maleficarum, una delle principali figure ritenute contigue al diavolo da parte dei due autori, che sono appunto, ricordiamolo, Sprenger e Kramer o Institoris, sono due domenicani che poi furono, dal Papa Innocenzo VIII incaricati di portare avanti la lotta per sradicare dalla Germania meridionale la pessima, pestifera setta delle streghe. Ebbene, il principale oggetto polemico di questi due signori,
sono le ostetriche, le levatrici. E non solo, ma sono particolarmente in vista a questi due signori quelle donne che riescono anche a guarire e quindi che creano attorno a sé, attorno a loro, una cerchia di clienti. E questo è un aspetto di grande interesse, perché quando appunto di nuovo si sente dire, ma insomma in fondo chi erano queste streghe, no? Si cerca di fare un identity, no? Fermo restando quello che abbiamo detto più di una volta sul fatto che a tutt'oggi manca e sia assente una prosopografia, insomma una ricerca biografica seria, no? Sui profili, per quanto poi sia difficile evidentemente proprio perché erano donne del popolo, ma insomma una ricerca sui profili, sulle biografie delle vittime della persecuzione contro le streghe. Ebbene, è molto interessante notare come questa strada fosse in qualche modo legata alla paura, al timore che le loro conoscenze potessero effettivamente sortire un effetto positivo. E quindi dicevano i due autori del Malleus Maleficarum, ma guai a ricorrere a queste donne che guariscono, oppure a certe ostetriche, perché poi all'ostetrice era legato anche al discorso dell'aborto, eccetera, eccetera, ma guai a ricorrere a queste donne che guariscono, perché queste potrebbero, nel momento in cui guariscono qualcuno, ammaliare e maleficare qualcun altro. Questo era un po' il concetto. Certo. Quindi, proprio perché l'assunto qual era? Delle donne del popolo non potevano, evidentemente, così nella loro ignoranza, curare. Quindi la ratio del loro ragionamento qual era? Queste conoscenze le avevano sicuramente acquisite da qualcuno. Certo. E questo qualcuno era il diavolo con cui loro avevano sottoscritto un patto, il famoso patto diabolico, con tanto di omaggio osceno, no? Come si vede in tanta, no? iconografia stregonesca, e sicché quindi se curavano qualcuno ma ammaliavano qualcun altro. Ovviamente. Ho anche il saluto che ci tengo di una amica che è stata qua, che è Manuela Saccone, Manuela. Che ti saluta, che voglio Ciao. Dire, tra l'altro, poi dopo ti fa anche un intervento. Sì. Ricordo che Manuela è stata, questo qui è il libro, adesso l'ho preso così in velocità mentre tu stavi parlando, che è Streghe, guaritrici e preti incantatori, che ha scritto con Giuseppe Testa, ed ha partecipato anche il 1° di novembre l'anno scorso, proprio 4 ore, a una conferenza, una lettura anche del libro teatralizzata, che ha suscitato molto molto interesse. E questo, e lei dice, ti dico anche che fa un intervento, sicuramente, vediamolo qua, sicuramente la classe medica aveva tutto l'interesse ad appoggiare la Chiesa nella persecuzione delle donne guaritrici. Solo Paracelso riconosceva la profonda cultura e pratica medica delle donne, quali diceva di essere appreso tutta la sua conoscenza, dalle quali diceva di aver appreso tutta la sua conoscenza. Sì, certamente. Quello che Manuela ha detto, a parte io faccio i complimenti a Manuela, lo faccio pubblicamente in questa sede, è un sì. libro non solo ben scritto, ben documentato, ma fondamentale per potersi districare proprio in quel fenomeno che è appunto la lotta alle superstizioni, dove la lotta alle superstizioni in un periodo compreso tra la fine del Medioevo e gran parte dell'età moderna, significò proprio il tentativo, in parte riuscito, di sradicare queste conoscenze. In altre parole, di eliminare quegli agenti, no, che trasmettevano, no, queste conoscenze.
se vogliamo dire in un'altra maniera, la caccia alle streghe, ma lo abbiamo anche già accennato nelle precedenti puntate, è stato proprio un fenomeno, si potrebbe dire, di violenta acculturazione, cioè di un passaggio da una cornice culturale a un'altra cornice culturale. Tu ti devi curare, devi andare per lo spirito e per l'anima, no? Da chi ne è, certo, no? In qualche modo ufficialmente investito. Ufficialmente. E la stessa cosa dicasi per il corpo. È evidente che quando noi parliamo di un violento processo di acculturazione, gli effetti di questo processo non furono omogenei in tutto il paese, perché se sopravvive una donna come Antonietta e come lei, ne sono sopravvissute anche altre, vuol dire che evidentemente questa azione non è stata così, no, massiccia, pervasiva, lo è stato magari in alcune aree per un certo periodo di tempo, eh? E soprattutto per quanto riguarda il nostro paese, lo abbiamo detto già nella prima puntata, dalla seconda metà del Cinquecento in poi, determinate credenze, pratiche, conoscenze si mantennero in qualche modo negli interstizi tra, diciamo, le intercapedini di una struttura quale quella della Chiesa controriformata, che consentì, no, a certi livelli, a certi gradi, anche un fenomeno di sincretizzazione, quindi di mescolanza, no, tra diciamo, il profano popolare e il sacro ufficiale. Faccio un esempio: io ho dedicato un lavoro che Manuela credo conosca, tanti anni fa, proprio ad analizzare, che poi è confluito in un intervento, un convegno organizzato dall'Università del Piemonte Orientale nel 2007, Le Carte della Fede, dove io analizzavo proprio i processi, o meglio le sentenze in abiure, di quella che possiamo considerare la serie più organica di processi che sono giunti fino a noi dell'Inquisizione romana. Processi che vanno dalla seconda, appunto, metà del Cinquecento fino ai primi decenni del Settecento. Processi che quindi sono prevalentemente relativi a questioni di magia e di superstizione. E allora è molto interessante osservare come in molti di questi processi, dove non si fa più ricorso alla reductio, no, ad diabolum della strega, della sedicente strega, della donna, della sapiente, della signora delle erbe, allora è interessante e curioso vedere come emergano tra le righe di queste sentenze abiure proprio quelle conoscenze, quelle credenze, quelle pratiche che altrove invece in Europa venivano nello stesso periodo, nello stesso arco di tempo, violentemente condannate e altrettanto violentemente represse proprio dai giudici secolari e dai, ovviamente con il beneplacito delle istituzioni protestanti, soprattutto della Chiesa protestante. Questo per dire che cosa? Non che la Chiesa si sia trasformata, la Chiesa di Roma, in una sorta di benefattrice, insomma, di queste tradizioni, di queste culture, ma sicuramente per la Chiesa di Roma, dopo, cose che abbiamo già detto, ma ripetiamolo, dopo il Concilio di Trento sono altre le preoccupazioni per la Chiesa. Sono le preoccupazioni relative evidentemente alla diffusione dell'eresia protestante in Italia. Questo è ovviamente, accanto a questa, anche i cosiddetti liberi pensatori. Pensiamo, scusate il gioco di parole, alla fine di Giordano Bruno. Cioè, non è che Giordano Bruno non venga condannato, viene condannato a morte. E non può essere altrimenti, e la stessa fine avrebbe fatto probabilmente anche Galileo Galilei se non avesse abiurato, come tutti ben sappiamo. Quindi il problema è che cambia, come dire, l'agenda repressiva dell'Inquisizione romana. Detto questo, però, come insegna il caso di quella donna di Pordenone, non significa che poi una donna che veniva schiaffata in prigione, diciamolo così, brutalmente, poi non morisse magari per gli stenti e i patimenti sofferti in prigione, oppure in conseguenza della tortura. Abbiamo visto anche, e lo vedremo ancora meglio nella prossima puntata dedicata proprio all'invenzione della strega diabolica,
a quello che accadrà alle donne tiroresi arrestate e poi portate in Palazzo Stella. Volevo aggiungere un'altra cosa molto importante. Allora, dicevamo della condanna, noi abbiamo avuto delle donne medichesse, abbiamo avuto una grande donna medichessa, era Trotula della scuola salernitana, e donne che professavano esercitavano la professione medica, l'abbiamo avuta fino a 1435 sempre a Salerno, ma era un enclave destinato a chiudersi. Perché? Perché, l'abbiamo già detto prima, c'era, come dire, questo anatema da parte dell'Accademia dei Medici. Non solo, questo anatema poi diventerà ancora più pesante, parliamo dell'Italia, in ambito controriformato, proprio con le Costituziones successive al Concilio di Trento. Queste Costituziones praticamente proibivano rigorosamente l'esercizio della professione medica alle donne, proibivano addirittura la vendita di erbe officinali, se non ovviamente negli appositi negozi, le apposite spezierie, eccetera, eccetera. E naturalmente questo significa calare dall'alto un controllo sui corpi e sulle anime, che, ripeto, anche se con difficoltà, anche se un po' a macchia di leopardo, ma rappresenta una forma importante di plasmazione di un nuovo essere, di un nuovo individuo, no? Che è quello che poi è funzionale alle grandi trasformazioni socio-economiche che appunto si verificheranno proprio in quel giro di tempo, insomma, nell'arco di quei secoli. Finisco dicendo un'altra cosa, una suggestione di Manuela: il ruolo dei medici durante la persecuzione molto onesta. I medici erano chiamati da un lato a verificare l'esistenza del, non sempre e non dappertutto, ma in buona parte d'Europa verificò, ovviamente si verificò la caccia di streghe, a appurare l'esistenza del marchio diabolico. Quindi aveva un ruolo fondamentale, ma non solo, ma aveva anche un ruolo fondamentale nell'appurare la presunta origine malefica di una morte sospetta. Certo. E voi capite bene che con le conoscenze mediche del tempo questo significava avvicinare il collo di una povera crista al patibolo, no? Solo perché l'ha detto un medico. E pochi forse sanno che, e questo non si trova nelle carte del processo, cioè le carte del processo in realtà, nel carteggio che è pubblicato, voi sapete, nel libro che ha mostrato anche Gianni, La causa delle streghe 2014, edito proprio della Proloco di Triora. A dare l'inizio al processo a Triora, si dovresti avercelo, credo, a dare inizio al processo a Triora, no, non è questo, è l'altro, questo è il convegno del 2004, il processo, sì? La causa delle streghe, ah, l'ultimo. L'ultimo, del 2014, ecco, quello lì, esatto, voilà. Ecco, se voi avrete modo di leggere, esatto, in questo, grazie Gianni, in questo, per esempio, nelle prime battute, un ruolo importante ce l'ha il medico di Triora. Il medico di Triora è uno di quelli che si spende non per dire, ragazzi, fermi tutti, qui magari, no, ci stiamo... Esagerando. No, è uno che dice, attenzione, che propriamente a casa di Franchetta Borelli c'è qualcosa che non mi quadra, no? E quello che lei magari prende, intrugli, le cose varie, sono sicuramente sospette. Questo è un po' il concetto. Quindi è un aspetto molto importante. Bene, allora, beh, tu prima hai parlato del MES, se vuoi entriamo nella sala dedicata alle erbe del MES, velocemente, qualche secondo, poi c'era anche... quindi una cosa, anche su Manuela, come abbiamo fatto per altre persone, insomma, conoscenti e amiche, rimandiamo a un incontro e una partecipazione molto molto volentieri. Poi c'è sempre Gaia, che però dice, salutiamo Lucia, la raccolta delle erbe era ed è spesso associata a dei rituali legati, per esempio, a dei giorni particolari, quella
quali quella della Notte di San Giovanni, posso chiedere di approfondire, ma mi sembra che ne avevamo parlato prima, no? Sì, noi, cioè del raccolto. Quello dei tempi balsamici, dal tempo esatto. Di raccolta, che non è una superstizione come si riteneva, ma che è legata proprio a un periodo in cui i principi attivi sono al massimo grado, insomma. Quindi... Bene, adesso io noi andiamo un attimino dentro la sala sì. C, dentro la sala dedicata alle erbe, e poi se ci sono domande c'è un altro intervento di Silvana, insomma rispondiamo un pochettino. Va bene, perfetto. Siamo qui. Eccoci di nuovo qua. Sì. E siamo entrati anche nella sala dedicata alle erbe. C'è Silvana che ti dice là, mettiamolo qua così lo vedi anche tu, sì. La scissione tra animali e corpo funzionale a sostenere il potere della Chiesa e della nascente medicina. Ha impresso una drammatica lacerazione dell'integrità degli esseri viventi e della possibilità di intervenire sui loro squilibri psichici e le loro manifestazioni fisiche. Senza dubbio, un aspetto importante nella farmacopea popolare, nella demoiatria, è rappresentato da l'utilizzazione, per esempio, di elementi che vengono dal mondo animale, insomma, un po' come accade con la medicina tradizionale cinese. E sicuramente alcuni di questi potrebbero far storcere il naso, altri potrebbero addirittura evocare appunto quel mondo superstizioso, no? che tale appariva agli occhi prima degli inquisitori e poi in seguito degli etnologi, dei folcloristi positivisti dell'Ottocento. In realtà però, ecco, poi anche qui, ma diciamo cose che sono anche abbastanza palesi nel senso che risapute, non mi sembra di dover dire delle cose particolarmente nuove, ma è l'uso, per dirne una fra le tante cose che possiamo dire, della ragnatela. L'uso della ragnatela in alcuni di questi di queste fatture, di questi rimedi, sicuramente è collegato a che cosa? È collegato a quella scoperta che è stata fatta casualmente, che è una scoperta che è stata fondamentale, no? Nella storia della medicina scientifica, cioè intendo dire della penicillina, no? Cioè nel senso che questo, quando si legge che gli indiani d'America prendevano appunto le ragnatele e mescolandole con alcune altre erbe e mettevano sulle ferite affinché queste non andassero in gangrena, e questo vuol dire che evidentemente c'era una conoscenza empirica che funzionava, e quindi diciamo che sicuramente quello che poi in qualche modo è importante rilevare come tanti aspetti della medicina magica popolare in realtà siano molto meno superstiziosi e campati in aria di come potrebbero sembrare. Certamente. No? E allora c'è un testo, questo io vi esorto laddove abbiate voglia e tempo, è un testo che è uscito di recente. Aspetta, okay. E parte
praticamente il risultato di una bellissima mostra che è stata fatta al Museo Figurini qui a Roma. Insomma, capire che dietro le conoscenze erboristiche ci sia un intero mondo, un'intera cultura che non ho difficoltà a definire ancestrale, che aggetta le sue radici veramente alla notte dei tempi, e, insomma, questo non mi sembra sminuire poi i processi, gli sviluppi, le acquisizioni della scienza e della medicina, soprattutto scientifica, razionale, come si suol dire, di cui oggi noi ovviamente beneficiamo. Credo che entrambe abbiano qualcosa, no, in comune nella propria origine. Basti pensare al fatto che appunto gran parte poi dei derivati chimici sono presenti in natura, quindi la trasformazione, la ricerca, diciamo, della molecola poi da sintetizzare è qualcosa che è presente già in natura, che la natura stessa è la nostra grande farmacia, no? Il fatto stesso, certo, che un indios che vive, quei pochi che sono rimasti, che sopravvivono nel Mato Grosso, secondo etnologi, conoscono e si tramandano almeno 500 tipi di piante officinali, quando per noi, se uno di noi venisse paracadutato in mezzo al Mato Grosso con tutto il proprio armamentario di blister, di pillole, di telefonini, eccetera, probabilmente camperebbe un giorno, massimo due, no? E loro in quella realtà in cui a noi tutte le piante sembrano uguali, ne riescono a riconoscere 500 per curarsi, per mangiare, per vestirsi. Cioè, è una forma di cultura, ma questa è la grande lezione anche dell'antropologia, quella più recente, penso a quello Levi-Strauss, al pensiero selvaggio. Cioè, penso a chi ha cercato anche di relativizzare nel senso più nobile del termine. Oggi si abusa molto di questo, perché il relativismo è quasi diventato una parolaccia, no? Come dire, tutto poi uguale a tutto. No, non è questo, è cercare di capire i contesti culturali e capire come la tua cultura all'interno di quel contesto sia altrettanto importante quanto la tua che stai adesso davanti a un computer e smanetti per poter fare appunto come stiamo facendo da un'ora e 8 minuti la nostra diretta, insomma, questo è un po' il concetto. Certo, certo, molto molto bene. Vediamo se ci sono ancora. Veramente saluto tutti, tutti quanti. Io non ho lo schermo sotto, ma sono in tanti. Io prima le ho mandati, sono in tanti che ti salutano. Ecco, c'è una nuova amica, Melda Alessandro, e dice che saluto con molto piacere perché ho letto un suo articolo che con molto molto piacere ho condiviso sulla mia bacheca. Ringrazio, perché veramente di questo abbiamo bisogno, come del lavoro di Manuela Saccone che dicevamo prima, come della paziente ricerca di Sintana Vernazza. Abbiamo bisogno proprio di questo genere di cose, credo io, insomma. Sì, è una blogger, una scrittrice conosciuta che si interessa, insomma, di territorio, del nostro bellissimo territorio, scrive molto bene, dice: interessanti a tal proposito sono anche la teoria delle segnature e gli studi di Hildegarda di Bingen. Allora, posso dire che Mel ci ha preceduti, insomma, quantomeno ci ha rammentato una cosa, ecco, dimenticavo di dire fra i vari aspetti che accomunano la medicina magica popolare, no? A quello che è una cornice culturale, è proprio questo aspetto delle segnature, no? Segnare i vermi sulla pancia dei bambini, la cura con il tocco. Chi è che guariva con il tocco? A parte Gesù di Nazareth, che guariva con il tocco, ma toccavano anche i re di Francia. I re di Francia avevano, e qua ricordo quella bellissima lettura dei re taumaturghi di Marc Bloch, avevano questa caratteristica intrinseca proprio al loro lignaggio, quello di poter guarire attraverso il tocco della mano. E la segnatura non è altro che la magia del tocco, quella che potremmo anche definire una sorta di pranoterapia, ante litteram. Ma certamente, ecco, qui entriamo in campi
molto scivolosi, dove sicuramente si può dire tutto il contrario di tutto, ma certamente per quella cultura, per la cultura di quel periodo, ha la segnatura della cosiddetta donna, donnetta, no? Di campagna, corrispondeva però a una tradizione altrettanto importante, che era quella del tocco dei re di Francia, con i quali il popolo francese riteneva di poter guarire da una malattia particolarmente invalidante, che era la scrofola. E di questo ne parla Marc Bloch in un testo fondamentale della scuola delle Annali, appunto, i re taumaturghi. Così come è interessante anche la cromoterapia, l'uso per esempio di colori, no? Io penso al fenomeno del tarantismo, per esempio, ne parlano diversi studiosi, lo stesso Ernesto De Martino, il presunto ragno che ha in qualche modo dato origine a questa tradizione può essere di vari colori. Se il ragno che morde, che punge la donna, che poi appunto comincia a soffrire di convulsioni, eccetera, quindi deve ballare per poter guarire, però se il ragno è nero, bisogna vestirsi di nero. Quindi c'è anche lì, rientra quel principio del simile che cura il simile, no? E questo lo si fa attraverso non solo la musica, ma anche il ricorso a dei colori. Altro colore importante è il rosso, perché può essere anche un ragno di colore rosso, no? E quindi questa cromoterapia, che probabilmente può sembrare, come dire, un elemento di nuovo superstizioso, ma che se però è calato all'interno di un contesto culturale, qual è appunto quello del tarantismo, ha una sua efficacia indubbia, no? Nel guarire dal morso della taranta. E poi ovviamente la cromoterapia, insomma, non è poi così disgiunta anche dalle nostre conoscenze, persone che vivono in questo secolo, no? Cioè dal fatto che si danno dei colori particolari all'interno di certi ambienti e piuttosto che altri, insomma, quindi sono aspetti, anche la magia della parola, no? Abbiamo detto che molto della magia e della medicina popolare era basata sui carmina, sulla parola, ma la parola guarisce. Io parlavo prima di Gesù, no? Gesù guarisce con la parola, scaccia i demoni con la parola. E oggi chi è che usa la parola per guarire? No? Pensiamo alla psicoterapia, no? Lo psicoterapeuta è uno che con la parola in qualche modo ha a che fare, insomma, no? E quindi la parola ha una sua forza evocativa. Anche la poesia guarisce, se vogliamo, no? La musica stessa lenisce, no? E quindi è chiaro che nell'incantamento, cioè nel far seguire a quel particolare rito, a quella particolare fattura, sortileggio, quello che sia, o anche semplicemente rimedio popolare, far seguire la recitazione, per esempio, di una preghiera, di un'orazione, di quello che sia, aveva un suo valore, evidentemente anche psichico, ecco, diciamo. Certo. Bene, siamo arrivati a 1:14. Io c'avevo ancora una curiosità sempre legata alle erbe. Sì. Un passo indietro, no? Prima Antonietta, nell'introduzione, ha parlato dell'erba della Madonna. Sì. O stregonella, cioè questo parallelismo anche in semplici nomi tra quello che può essere stregonella e erba della Madonna, no? Per la stessa erba, due nomi che in teoria dovrebbero essere contrastanti, no? Sì, e beh, questo è un po' come l'erba di San Giovanni, che anche detta erba scaccia diavoli, no? Esatto. È evidente che poi nella definizione, in quella che è la terminologia, la botanica, etnobotanica, che è proprio una branca, io ci tengo a sottolineare un aspetto molto importante per quelli che ci stanno ascoltando, che hanno la pazienza di ascoltarci e di seguirci. Naturalmente gli argomenti che noi stiamo trattando, Gianni, delle varie sale, sono argomenti vastissimi. Certo.
che richiedono infinite competenze. Noi non abbiamo nessuna, diciamo, neanche pallida volontà di esaurire con questi nostri incontri di un'ora, un quarto, no? Certo. L'intera gamma di questioni, no? Che pongono le diverse sale. Vedi cosa mi piace dire adesso, partendo un po' dalla tua suggestione, no? Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma tutto qui, visitando il museo, il MES, no? È tutto qui. È tutto lì, ma proprio perché è tutto lì e non finisce lì, nel senso che lì è solo l'inizio. È una porta, è veramente una soglia che introduce in un'altra veramente dimensione, che non è solo la dimensione di quello che c'è dietro la maschera deformante, mistificante della strega diabolica, e come vedremo nella prossima nostra video, diciamo, conferenza, vedremo quando, no, viene creata, perché viene creata, qualcosa l'abbiamo già detto in realtà, no? Ma il problema è che è una soglia che apre che aggetta su mondi che sono i mondi preesistenti alla nostra società sicuramente, ma che forse continuano a coabitare con questa realtà, no? In ciascuno di noi. Cioè, quando si parla di cura, no, della parola, a me viene in mente, per esempio, la parola che la madre rivolge al bambino per farlo addormentare, no? E per calmarlo e tranquillizzarlo. Anche quella è una magia, se vogliamo. Se, no? Vogliamo, sì. Se pensiamo bene, quello è anche il tocco della mamma, no, al bambino, è quello che generalmente poi rilassa e fa e accompagna il bambino nel sonno. Quindi voglio dire, sono elementi, questo lo dico in riferimento a quell'altra questione che abbiamo detto prima, no? Da dove viene poi questa conoscenza? Cioè, il problema con cui si dibattevano i vari Pitrei, i vari appunto folkloristi italiani di quel periodo, era quell'idea di trovarsi di fronte o a un relitto, no? Di qualcosa di passato, no? Che era poi precipitato, no? E mantenuto in vita da gente ignorante che non sapeva neanche probabilmente quello che stava facendo, perché questa è la ratio di quella interpretazione. O se non era semplicemente qualcosa di abominevole, no? Io penso per esempio a certi colonizzatori inglesi, perché lo stesso poi il paradigma gli occidentali lo hanno poi esercitato nei confronti dei popoli che hanno colonizzato, attenzione. Allora c'erano due famosi colonizzatori inglesi che vanno in Australia, si ammalano, potrebbero curarsi con i rimedi degli aborigeni, non si curano perché per loro sono delle stregonerie e muoiono. Questo per dire, no? Cioè, non si fa ricorso a quella roba lì, no? C'è un'immagine molto bella, poi magari la manderemo in onda un'altra volta. Si vede un grande diavolo che defeca sulle erbe di queste donne. Un'immagine quattrocentesca ed è molto interessante, perché in modo veramente icastico, di grande efficacia visiva, rappresenta quel processo di diabolizzazione. Cioè, tutta quella roba lì, tutta quella roba che viene da quel mondo non può che essere veramente sterco del diavolo. Molto bene, ci siamo allungati, però è molto molto interessante, la gente ha partecipato, gli amici da casa, abbiamo fatto 1:20. Bene, allora andiamo tutti a questo punto, se non c'è... Sì, diamo appuntamento, beh, tanto ci faremo sapere, comunque potrebbe verosimilmente essere di nuovo di lunedì. E io ti ringrazio, se hai qualcosa da aggiungere, se no salutiamo. No, io credo che per oggi abbiamo, insomma, cercato di portare almeno degli elementi di riflessione, insomma, no? E quindi ha aggiunto sicuramente qualche forte stimolo anche a visitare questo museo, ma anche ad approfondire queste questioni leggendo ad esempio anche la bella ricerca appunto di Manuela. Sì. Ovviamente altri studi, il libro che hai fatto vedere e mostrato di Sandro Oddo, che è estremamente interessante, insomma, voglio dire, e poi ovviamente siamo aperti,
qualsiasi informazione, dubbio, integrazione, noi siamo qui per poter rispondere anche alle vostre domande. Bene, bene, bene. Ricordo che da ieri siamo aperti sempre il sabato e la domenica, quindi malgrado tutto siamo riusciti, quindi è visitabile. Prossimamente aprirà anche il primo museo, quello... e quindi io a questo punto salutiamo tutti, ringraziamo tutti per averci seguito per questa ora 21. Grazie, grazie come sempre a professor Paolo Portone, un amico. Grazie a voi. Ci vediamo settimana prossima. Ciao, ciao a tutti. Grazie di nuovo. Grazie.